Arie Ecchime, sono sempre Donatella Bartolomei e adesso invece voglio parlare di tutt'altra cosa, pur rimanendo nel mio ambito, diciamo così, però non sto parlando di nessun corso. Sto parlando del fatto che voglio fare ripartire monologhi sperimentali. Che cos'è monologhi sperimentali? Qualcuno di voi, magari qualcuno di voi o non di voi, avrà seguito. Circa 3 anni fa, mi sembra che sia durato tutto 3 anni fa, poi non mi ricordo se è sfociato fino a 2 anni fa. Vabbè, comunque circa 3 anni fa, e li trovate scorrendo qua nel mio canale di YouTube perché sono rimaste, ho lasciato tutte le puntate, avrà magari seguito Dialoghi sperimentali. Dialoghi sperimentali è una trasmissione che qui virtuale, diciamo così, che io registravo e pubblicavo su YouTube. Insieme ad altri artisti, poi è partito anche non solo con artisti, è andato avanti anche non solo con artisti in modo specifico, comunque è partito come un gruppo di artisti sperimentali. Purtroppo il termine è sempre quello che continuiamo a dire non funziona, non cede meglio, comunque per capirsi che lavoriamo. Sapevo in che tempo parlare, mi sto parlando del passato, ma di una cosa che è valida ancora presente. Lavoravamo, lavoriamo, lavoreremmo forse condizionale e duopo in questo caso, o lavorassimo, ecco, comunque a parte di scemenze, insomma, in ambito di musica sperimentale, nel mio caso anche teatro, voce, canto. Ed erano queste trasmissioni che erano partite nel periodo in cui c'erano i vari lockdown, forse la parte finale, la tranche finale, diciamo, dei vari lockdown. E avevo invitato, eravamo, beh, io, Alessandro, e abbiamo invitato una serie di colleghi con i quali io ho avuto il piacere, la gioia, l'onore, diciamo così, di lavorare negli anni. E siamo partiti con queste trasmissioni in cui facevamo sentire sia delle nostre produzioni, e sia parlavamo degli argomenti a noi cari sul linguaggio artistico, diciamo così, fuori dal coro, fuori dal mondo commerciale, di ricerca continua, al quale noi ci siamo dedicati, ci stavamo dedicando, ci dedicavamo e ci dedichiamo, almeno io mi ci dedico ancora, e anche molti di loro, da una vita. Poi c'è stata una seconda tranche in cui sono cambiati un po' i personaggi, sono entrati anche un mio amico che si occupa sia di scrittura che di ambito olistico, un altro mio amico che è un musicista ma anche un filosofo, una mia ex allieva che è un'artista a 360 gradi ma fa anche altre cose, si occupa di scenografia, di costumi, eccetera, eccetera. Insomma, si era un po' allargata anche la cosa, siamo andati avanti. Poi a un certo punto dialoghi e c'è altre persone che hanno partecipato, chi partecipava spesso, diciamo, ai cicli delle puntate, chi partecipava magari una volta sola o 2 volte, e comunque siamo andati avanti per un periodo. Poi, diciamo, si è interrotta questa cosa e sono andata avanti da sola. Da sola vuol dire che ho creato monologhi sperimentali. Giustamente dialoghi era un dialogo tra più persone, monologhi essendo da sola. E monologo potevo fare, non è che l'ho fatto per fare a Reginetta del Ballo, ma la Reginetta della sperimentazione, ma perché lo facevo da sola. Mi è venuta voglia di andare avanti, di riprenderlo. L'ho interrotto, non mi ricordo se l'anno scorso, se 2 anni fa. Adesso ci sono comunque anche le puntate di monologhi sperimentali qui sotto, e i monologhi sperimentali, però, adesso voglio fare qualcosa anche di diverso, cioè lo voglio rinnovare. Non sarà la fotocopia, il continuum. Esatto, di quello che facevo prima, proporrò sicuramente, cioè voglio parlare del mio lavoro, sostanzialmente, non voglio fare didattica, non voglio fare un corso, non sto proponendo io che insegno che cos'è la sperimentazione, il mondo sperimentale, musicale, teatrale, artistico, eccetera, portando i grandi maestri che non hanno certo bisogno di me per essere presentati. È una cosa che riguarda il mio lavoro, quindi io porto dei miei lavori, ma nel contempo cerco di far filosofia, diciamo così, per dirla in modo spiccio, non, anche lì non voglio fare, non
non voglio tenere, non è una cosa accademica, come mi sembra ovvio da come ne sto parlando. Ma cercherò di, parlando di esplorare dei temi. Ecco, lo farò quando ne avrò voglia, quindi non è che c'ho una data a quel giorno, a quell'ora. Tanto so benissimo che è qualcosa che ascoltano quei pochi che possono essere interessati, incuriositi dal tema. Non sto a guardare neanche la durata, può durare un'ora, può durare mezz'ora, può durare 2 ore, un'ora e mezza. Chi poi ci avrà voglia se lo guarderà, chi non ci avrà voglia non se lo guarderà. Però mi piace così portare, chiamiamole delle piccole conferenze, però conferenza non mi sembra il termine adeguato, ma per capirci, appunto, vabbè, dei monologhi sperimentali. Ecco, diciamo che nel titolo c'è già tutto, non ho bisogno di dare spiegazioni ulteriori che verrà a sbirciare, ci sarà musica, ci saranno lavori anche non solo miei, mi piacerebbe che partecipasse anche Alessandro, se vorrà, ad ogni modo. Io ci sarò e darò libero sfogo, diciamo, a quelli che sono sia i miei pensieri, partendo dall'arte di un certo tipo e cercando di volare alto, cercando di andare oltre, di andare altrove, di tirare fuori quelle che sono le connessioni con più alte energie, che è quello che a me piace dire sempre. E insomma, per chi vorrà ascoltare, ascolterà. Poi è bello se rinascessero ancora i dialoghi, chi lo sa, magari con persone nuove, magari con qualcuno con cui c'è voglia di confrontarsi su questi temi. Io lascio aperte le porte, tanto è qualcosa di totalmente gratuito, libero, nessuno mi paga per farlo, non ho dei doveri in tal senso, però mi piace far cultura su questo, mi piace portare la voce di questo. Mi piace parlare di questo, non per cercare di tradurre l'arte in concettini razionali, un po' sbiaditi, un po' impoveriti, per spiegare qualcosa. Non c'è assolutamente nulla da spiegare, nulla da capire nell'arte dal punto di vista matematico, razionale del pensiero, della mente, di mentale. Ecco, non voglio portarlo a livello mentale, lo voglio portare a livello espressivo di dialogo. Ecco, di monologo in quel caso, se sarò da sola, con contributi audio-video. E noto che si nota una zampa lì per terra, è Brian che si sta rotolando, non so se... in tutto il suo splendore, vicino allo schermo a fianco potete notare un disegno di funghi fatto da Alessandro, molto bello, che trovate tra l'altro anche un video su YouTube, vabbè. Adesso, tutto perché si è visto. Vabbè, bello della diretta, signori e signore, vabbè, comunque, monologhi sperimentali tornerà. Mi è venuta voglia di riprenderlo e mi piacerebbe anche ricostituire dialoghi. Vediamo cosa succede. Per i monologhi, tanto posso decidere io contare su di me, sui dialoghi devo contare anche su altre persone e siccome io non ho voglia né aspettare i comodi degli altri, né stare a pregare gli altri, né ora sbattermi per chi interessa, chi non interessa, eccetera, eccetera. Vediamo nel fluire di questa esperienza se saltano fuori dei dialoghi interessanti, si faranno, altrimenti continueranno a essere monologhi. Quando? Chi lo sa? Credo a breve, ma una data non ce l'ho. Quando vedrete su YouTube, pam! Ripresa di monologhi sperimentali, non so come la intitolerò, magari cambio anche un po' il titolo, non so, magari cambio il titolo e metto tra parentesi monologhi sperimentali. E proprio l'altro giorno io mi stavo riascoltando dei lavori miei anche di 10 anni fa, di 15 anni fa, di 20 anni fa, e mi sono detta: ma io ho fatto veramente un sacco di roba ed è un ambito questo della sperimentazione, ricerca vocale, musicale, sonora, teatrale, che ha veramente pochi sbocchi per uscire all'aria aperta, per uscire allo scoperto. E quindi io mi sono detta, vabbè, e siccome ho già fatto delle trasmissioni su questo, ho detto, voglio portare fuori, voglio rifar girare delle cose, ma anche farne girare di nuove. Tra l'altro con Alessandro abbiamo in progetto di fare un nuovo album di Alchimia Nova, che è il progetto sperimentale che abbiamo io e lui insieme. E io stessa vorrei fare un nuovo lavoro sulla mia sperimentazione vocale, che fino adesso è stata sotto il nome di
dei progetti Voce Sacra e Dea Luna, e di cui mi fregio, non è l'unico, ma mi fregio perché per me è più importante. È stato fatto il mio CD Sacra Dea da Atemwerft in Germania da Martin Schmidt. Benissimo, qui chiudo, era solo un'anteprima, visto che sono già davanti a un video, per fare un video che ho fatto poc'anzi, unisco anche questa news. Se mai a qualcuno potrà interessare, se non interessa a nessuno, mi sono fatta da sola un monologo, un pre-monologo sperimentale che vedo solo io. Vabbè. A presto.